fondamentale a costruire l'incrocio domanda-offerta, bisogna che si faccia dove l'incrocio domanda-offerta si fa. Perché se tu progetti la formazione da un'altra parte, sei strabico rispetto alle esigenze reali del mercato del lavoro. Per cui aver spostato 20 anni fa, a differenza del Veneto, la formazione professionale alle province è stata una scelta strategica di grandissimo valore. Aver deciso la privatizzazione della formazione professionale nelle province è un'imbecillità. Perché tu consegni un fattore strategico di garanzia e tutela al privato, non va bene. E non vorrei che su questo ci fossero un dodicesimo rispetto al grande conflitto di interessi di Berlusconi, ci fossero tanti piccoli conflitti di interesse. Io ricordo sempre la questione delle agenzie di lavoro interinale che oggi si chiamano agenzie di somministrazione. Dico sempre che somministrazione, il linguaggio ha un valore, no? Perché i latini diceva che il nome che tu dai alle cose ti dà la sostanza delle cose. Io quando ero piccolo e avevo la possibilità, la mia mamma mi somministrava le succostine e gli antibiotici. Merce, adesso somministri merce, sono diventate agenzie di somministrazione. Quindi, allora, nel nord-est sono 4 le principali agenzie di lavoro interinale, di somministrazione e oggi con la legge 30. Manpower, Umana, Obiettivo Lavoro e Adecco. Allora, Manpower ha avuto delle linee di accreditamento velocissime da parte del governo Berlusconi, ma si spiega col fatto che Manpower è la più grande multinazionale statunitense di lavoro in affitto, per cui è Berlusconi è amico del Bush e c'è linee di accredito. Umana è molto forte nel nord-est, il 93% del gruppo dirigente, di tutto il management, dai direttori di filiale a Umana è composto da ex sindacalisti della CISL. Obiettivo Lavoro è una società privata il cui capitale è il frutto, come dicono i raffinati della Sorbonne, di una liaison d'ingérence, di una relazione pericolosa, perché il 50% del capitale di Obiettivo Lavoro è dato dalla compagnia delle opere, l'altro 50% è dato dalla Lega del Potere. E poi c'è la ADECO è la più grande multinazionale europea di lavoro in Italia. Il presidente della fondazione ADECO per l'Italia, sapete chi è? Chi siamo tre? E no, più mi spiega che è un conflitto di interessi, certo che sono conflitto di interessi, che non riguarda solo lo scopo, riguarda anche questo. E queste cose qua nella al tavolo. Quando hanno vociferato che Tiziano Treu avrebbe potuto fare candidato presidente per le regionali in Veneto, noi avevamo posto il voto su questa partita. Non più perché non ce la prendiamo. Perché su queste questioni ci sono delle cose che sono insopportabili. Secondo me, io tira a fare il ministro un'altra volta, ma spero che nessuno pensi devi metterlo al lavoro, metteremo l'agricoltura, cioè braccia strappate all'agricoltura e noi le riportiamo lì dove è giusto, ricollocarle. Costruiscono 500 grattacieli l'anno. Scontate, butta su un altro. E quindi noi dobbiamo buttare su un altro settore, e però qui la dimensione di imprese ha consentito di essere competitivo sulla qualità, ma anche sull'ambiente. Quando dicevo un prodotto certificato ambientalmente, devo dire questo, cioè un prodotto molto più attento anche dal punto di vista del territoriale. Chiaramente
che abbiamo parlato di ceramiche perché diciamo il compressore, ma chiaramente anche i nostri due poli di Ferrari di Ravenna chiaramente non hanno le dimensioni di quelli di Marghera, per fortuna io dico, però hanno stessi problemi di modifiche, se le abbiamo finite, hanno spendendo un po' di soldi pubblici, tutto sbagliato per bonificare, non saranno sufficienti per bonificare Ferrara, stiamo anche costringendo per esempio l'Agi che ha inquinato la maggior parte di quelle aree a far fronte con soldi propri, però quelle sono eredità pesanti che graveranno sul futuro. Sul discorso invece flessibilità, precarietà e diritti di cittadinanza, adesso va molto di moda anche nel mio partito questa cosa di distinto, no? Contro la precarietà che è cattiva, contro la flessibilità che è buona, no? Perché la precarietà chiaramente va molto di moda questa qua. In realtà si smonta presto questa affermazione, no? Basta prendere basta prendere quelle ragazze che vengono chiamate a fare le commesse nelle nostre cooperative, no? Cooperative presiedute dai nostri compagni, con gente con cui abbiamo militato, stiamo militando qua, e sono chiamate a fare la festività in questo modo, cioè mai 2 ore dalle 8 alle 10 del mattino e 2 ore dalle 5 alle 7 del pomeriggio. Voi capite che sarà anche flessibilità, ma a quella persona, soprattutto poi se abita un po' lontano dal posto di lavoro, gli è rovinata la vita, perché cosa fa dalle 10 alle 10, torna a casa, mangia fuori, cioè, quindi per dire anche la flessibilità ha tutta una serie di suoi problemi, non solo la precarietà. La flessibilità è un valore quando è un valore per il lavoratore. Quando si dica la scegli, questa è l'unica flessibilità buona. Però io sono studente universitario, voglio però fare 2 ore al giorno perché mi aiuta rotondo, perché la famiglia non mi riesco. Allora quella è la flessibilità che ho scelto io. Ma quando la flessibilità la sceglie il settore di lavoro, normalmente si dice che sia vantaggio del lavoratore. Quindi noi dovremmo rimettere in discussione anche tutte queste cose. Certamente la precarietà va superata, per esempio come regione Emilia Romagna stiamo stanziando soldi per il compromesso di quelle imprese che trasformano i rapporti di lavoro da tempo determinati, i rapporti di lavoro determinati per incentivare il superamento della precarietà, però ripeto anche il sistema della flessibilità va a parte delle diverse cose. Condivido molto l'idea che lanciava Sabiuccio sul fatto che ci devono essere alcuni diritti di cittadinanza, diritti sociali che devono essere garantiti per tutti, vale per i lavoratori di tempo determinato, vale per i lavoratori di tempo determinato, vale, deve valere per anche artigiani, professionisti che oggigiorno sono molto più diciamo deboli rispetto a quello che erano 10 anni fa, adesso il geometra che lavora da noi, che fa il libro professionista, oppure il piccolo commercialista che tiene le pasticce, gente che alla fine mette insieme lo stesso avvocato, io faccio quel percorso lì per alcuni anni, lo stesso avvocato, oggi noi dalla provincia di Gemini abbiamo più di 1000 avvocati, togliene 10 che sono miliardari ed altri 50 che guadagnano bene, gli altri 900, alla fine del mese rimane 1000 euro quando va bene. Allora per tutte queste categorie professionali qua noi dobbiamo garantire certe cose. Lui citava bene, io cito un esempio, non è possibile che la maternità, stata una grande conquista della legge sulla maternità a fine degli anni 60, no? E che per il lavoratore a tempo indeterminato è effettivamente una tutela, la lavoratrice è effettivamente una tutela perché gli consente, non esiste praticamente per tutte queste categorie professionali, per tutti questi lavoratori, noi dobbiamo fare in modo che ci siano dei diritti che devono essere comunque garantiti, questa è la maternità, uno, ma quella diciamo dei contributi pensionistici c'è un'altra o altra cosa che abbiamo detto. Su questo ripeto c'è molto da lavorare insieme. Molto a costruire, le sollecitazioni che vengono dal mondo del lavoro sono importanti, mi sembra che ci sia più disponibilità ad ascoltare, però c'è da fare molto chiarezza perché questa sfida che abbiamo avanti per ricostruire un programma insieme sottoscritto a tutti, da Mastella fino a noi, a Passino e a Bertino, bisogna che lo condividiamo tutti e non sarà un passaggio, non sarà un passaggio facile, però è la vera sfida. Va bene, invertiamo i nostri ospiti. Grazie a voi per l'attenzione che avete mantenuto fino alla fine. Scusate un attimo, volevamo festeggiare oggi il compleanno della Manuela, che la ringraziamo per essere qui presente con noi. Abbiamo preso un po' di spumante per festeggiare il nostro saluto. Noi ci quanti anni? No, si può dire che quindi chi vuole festeggiare assieme a noi un bicchiere di spumante. Tu non mi aspetta, va.